Non è lei, non è lei, non è nostra figlia, Massimo. Flor, che cosa è successo? Flor, calmati, calmati, non capisco. Dov'è la mia Margherita? Dove l'hanno portata? Dici che non è lei? Non è lei, ti dico, ma non lo vedi? Non è lei, chi l'ha presa? Dove l'ha lasciata? Ma... dove l'ha persa? Dove? Ti giuro, io non ho fatto niente, Massimo. Non li ho mai persi di vista, non lo so che cosa è successo. In quale parco eravate? In quale parco? Al Moreno! È successo che nella confusione si sono scambiati. Margherita, amore della mamma, ciao. Massimo, ecco la nostra Margherita. Visto, missione compiuta. Tranquilli, è tutto finito, per fortuna. Si può sapere che è successo? Deve essere stata una distrazione. Come? Quale distrazione? Grazie, Camilla. Non riesco ancora a credere che sia successo. Dimmi dove l'hai trovata. Era sola, infreddolita. Perdonami, amore mio. La mamma non ti lascerà mai più da sola. Ma stavano con me, Flor, te lo giuro. Stava con me, devi credermi. Non li ho mai lasciati, non li ho mai lasciati soli. Se non li ha mai lasciati da soli, come hanno fatto a scambiarsi? Mamma, non è il momento. Poi ci darei la tua versione, d'accordo? No, aspetta, aspetta. Questa signora si è seduta accanto a me sulla panchina. Parlava al telefono, poi ha cominciato a parlare male della suocera. E dopo un po' se n'è andata. Non so che cosa è successo. Un momento, signora. Allora mi spiega perché lei era nervosa quando sono arrivata. Sì, sì, io non lo so se aveva discusso con qualcuno o cosa fosse successo. Il fatto è che lei ha portato in casa sua mia figlia e non sua nipote. Nervosa io? E tu dimmi perché sei sempre nel posto giusto al momento giusto. No, io stavo passando di qua quando ho incontrato questa signora in preda al panico. Scusate, io sì, me ne vado. Sì, ci scusi. Mio marito si starà preoccupando. Ci vediamo. Ma che figura. Poi ho visto la bambina e ho riconosciuto Margherita. Deve essere stato un miracolo. Si rende conto cosa poteva succedere? Ma perché? Mamma, questa volta hai superato il limite, non ci sono scuse. Io ho la coscienza a posto, non cerco scuse. Deve essere una trappola, attenta. Non parli così a Camilla, perché è lei che ha ritrovato mia figlia. D'accordo, va bene. Ho capito come vanno le cose in questa casa. Adesso so cosa mi aspetterà. Oh, poverina. Deve sentirsi molto male per quello che è successo, mio. No? Le ha detto niente? Piccolo. Provi a parlare con lei. Sì, scusate ragazzi, ma questa volta siamo proprio in difficoltà e che... Ma insomma, dobbiamo scegliere, quindi tagliamo la testa al toro. Mm? Vediamo, il ballerino che è stato scelto per la selezione di domani è... Esteban Gagliari. Esteban, congratulazioni. Te l'ho detto, e torno a ripetertelo, balla. È soltanto uno sfalco. Aspettate, aspettate ragazzi, aspettate. Abbiamo riflettuto molto e siamo d'accordo sul fatto che... Tenendo conto del livello di oggi, che in realtà è stato molto alto, vogliamo proporre un partecipante in più alla selezione di domani. Nicolas, vai tu. Nicolas, hai sentito? Cosa? Hai sentito? Che io vado... voce del verbo andare. No, 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 c'è uno sbaglio. No, nessuno sbaglio, preparati per domani. Greenberg! Si è risvegliato il mio ego! Non si preoccupi, sbagliare è umano. Ed è normale in certi casi, non siamo infallibili, no? E nemmeno abbiamo tanta fortuna noi due. Il fatto è che, mi scusi, ma l'ho vista con un cappotto e pensavo fosse un uomo. Sì. Siamo sulle tracce di un bandito, capisci? Le sono sembrato un uomo. Il vero bandito è mio marito. Mi ha fatta vestire così per portarmi a una squallida festa in maschera. Laggiù, in un posto, laggiù da quelle parti. E poi lui che fa? Mi pianta in asso. Si rende conto? Per andare con chi? Con chi? Con l'infermiera. Ma è un delinquente. Un delinquente, che ne so. Allora ho cominciato a camminare finché... Eccomi qua, travestita da uomo, come una povera scema, morta di freddo in mezzo alla strada. A dire il vero, signora, con tutto il rispetto, questo vestito le sta veramente bene. Oh, lo dice perché è un cavaliere. Allora perché non facciamo una cosa? Cominciamo a scioglierci un po'. No, conoscenza. Io, per esempio, mi chiamo Milagro. E tu come ti chiami? Clodomiro, ma tutti mi chiamano Ciancleta. Ciancleta? Sei simpatico, davvero? Ciancleta. Grazie. Senta, a proposito, lei dove... Posso darle il tuo? Sì, sì. Tutto. Dove stai andando? Dove vado? Sì. Sto andando in città. Me ne vado diretto in città a dimenticare le malefatte che mi ha fatto passare mio marito. Oh, certo, capisco. Se vuoi un passaggio, io ho la macchina. No,
No, francamente non posso. Perché? Sono una signora, nonostante tutto, e poi così sfacciata. No. Che dici? Figuriamoci, puoi stare tranquilla con me. Non fraintendere, ti accompagno volentieri. Andiamo. Ma sì, accompagnami, che c'è di male. Che simpatico che sei. Oh, grazie. Prego. Lo so che quello che è successo è grave, io lo so. Però so anche che io, in questa faccenda, non ci vedo chiaro. È quello che non riesco a spiegarmi. E come potete credere che io abbia abbandonato la mia nipotina? O che l'abbia scambiata con un'altra bambina? Credete che sia impazzita? Come potete pensare questo di me? È Camilla quella che è dietro a questa storia! Mamma, sì, è assolutamente impensabile quello che è successo. Se non è un sequestro, non c'è da preoccuparsi. Non lo so, forse è un momento di distrazione tuo, quando è arrivata quella donna che ti parlava della suocera, della nonna, non lo so che ha detto. No. Se le ha scambiate lei, perché lo avrebbe fatto? No, figliolo, non è così. Io te lo giuro, non è successo niente. Io non so cosa possa essere successo, però ho sempre badato ai bambini e l'ho sempre fatto con tutta me stessa, perché sono i tuoi figli, Max. Io mi ammazzerei se succedesse loro qualcosa. Perché non ti informi su questa Camilla che è venuta fuori dal nulla? Su di lei dovresti indagare. No, aspetta, Massimo. Tua madre ha ragione in questa storia. C'è qualcosa di strano e Camilla in qualche modo è coinvolta. Perché stava proprio lì, eh? Non capisco però se avesse voluto farci del male, perché ci avrebbe riportato la bambina? Non lo so, certo. È strano. Non so perché, sì, ma sento che sì. C'è qualcosa di strano. Perché dici che è strano? Perché voi siete convinti che l'unica persona che possa farvi del male qui sono io. Ma come può essere? No, come calma, può essere? Ma no, noi non ma pensiamo non importa, a questo. So già quello che devo fare. Sono di troppo qui ed è meglio che me ne vada. Ma che fai? Che cosa significa? Sì, però prima voglio lasciare questi regalini che avevo fatto. Questo, quello celeste, l'ho fatto per Andrì, perché ha gli stessi occhi celesti del papà. Questo rosa è per l'unica femminuccia che abbiamo, per Margherita. E questo verde speranza è per Federico. Sapete, li avevo preparati per darglieli il giorno del mio compleanno. Ma non c'è problema, potete darglieli no, voi. No, mamma, non essere esagerata, per favore. Dopo quello che è successo, è normale che voi pensiate che io sia una nonna irresponsabile, che mette a repentaglio la vita dei nipoti. È meglio che tolga il nonno. No, signora Anna, no. È vero, certe volte sembra che ha la testa tra le nuvole, ma non lo fa con cattiveria. No. Al contrario, so che lei adora i suoi nipoti. Per questo, se un giorno a me o a suo figlio dovesse capitare qualcosa, vorrei che lei si occupasse dei nostri figli. Perché lei li ama con tutto il suo cuore. È la nonna. No, amore mio, non dire così. No, sono un egoista, è questa la verità. Perché prima non aspettiamo di vedere che succede e poi prendiamo una decisione insieme. Lo so che lo studio è la cosa più importante per me, però prima di tutto ci sei tu. Va bene, amore mio, io ti amo, però non posso chiederti di sacrificarti per me. Lo studio è il tuo futuro. No, il mio futuro è stare con te. Se dovrò fare due cuori e una capanna per il resto della mia vita, lo farò, perché no, sono felice no, con no, te. No, nessuna sì. Capanna. Se ti danno la borsa di studio, vai. Aspetta, vediamo come si mettono le cose e poi ne parliamo. Che ne dici? Perché se no... Ce l'ho fatta! Che cosa? Ce l'ho fatta! Che cosa? Ce l'ho fatta! Calmati! Sono passato alla seconda selezione di un provino per una commedia musicale. Devo cantare, ballare, recitare. Devo fare il tip-tap, tip-tap! Che? No, tip-tap? Fermi! Tu devi aiutarmi a mettere sul numero di tip-tap. Sì. Io? No, tu! Ma che devi fare? Il ballerino di professione? Diventerò... Sì. Il nuovo Fred Astaire! Devo subito dirlo a No, errore. Prima devo valorizzare il mio ego e poi sarò in grado di vedere tutto con altri occhi, come dice Greenberg. Sì, Nicholas, certo. Non lo so, Flor. Non riesco a spiegarmi né la ragione né la dinamica di quello che è successo. Non lo so neanche io. Certo, quello che ha fatto tua madre è imperdonabile. Ma... Non si è accorta neanche dello scatto. Ma scusa, amore. Ho permesso, io ho fatto tè per rilassarmi. Greta, hai lasciato soli i bambini? Nein, tranquilla, c'è Evaristo con loro solo per pochi minuti. Oh, volete farmi venire un infarto? Mi piacerebbe riuscire a dare la colpa a qualcuno. Non lo so, se ci mettiamo a riguardare i fatti, la verità è che, Camilla ci ha riportato a casa la piccolina sana e salva, però è altrettanto vero che è un'estranea. D'altronde tua madre è abbastanza inaffidabile. Comunque è la nonna.
Non lo so, non so che pensare. Io torno su da Pampini. Se volete la mia opinione, a me questa convince, non mi piace per niente, proprio per niente. Sì, d'accordo, ma dobbiamo tenere conto dei fatti. Lei si comporta bene e ha delle referenze eccellenti. Mi raccomando, mamma, Eccomi, adesso sono pronta per lavorare. Vieni, ti faccio subito vedere la stanza dove andrai a dormire. Ti dico che cosa dovrei fare qui. Insomma, ci divideremo i compiti. Per esempio, alle 5 fanno il bagno, però glielo faccio io, così tu non te ne occuperai. Poi si prepareranno i biberon, però anche quello lo faccio io. E poi per ultima cosa si cambiano i pannolini. Flor, perché non fai fare qualcosa anche a Camilla? Perché, sì, perché tu ti occuperai di fare la spesa con me, però, perché anche questo voglio farlo io, è una cosa importante. Non riesco proprio a capirlo. Ascoltate, ascoltate! Ultime notizie. Le due pericolose delinquenti, Maria Laura Torres Oviedo e Delfina Santijan, sono evase dalle loro rispettive carceri di massima sicurezza. Che desolazione questa strada, non è vero? Già. Per fortuna che c'è la radio a farci compagnia. Attenzione a tutte le unità. Attenzione a tutte le unità. Sentiamo che novità ci sono ora. Che ti importa? Che importa? A tutte le unità di prossimità della però a guardarla bene questa strada non faccio più speciale. Ti dà una sensazione di pace, di meditazione. Guarda che guarda che belli che sono. Sono belli, non è vero? No, niente di grave. L'abbiamo già passato da un pezzo. Adesso io mi chiedo una cosa, no? Come mai te ne vai da sola per questi posti? Non hai paura? Alla tua età dovresti sapere a cosa vai incontro. Solo un pazzo lo farebbe qui. Io però, per fortuna, sono accompagnata da un pubblico ufficiale. Per fortuna, no? Sì. Devo comprare le sigarette. Hai voglia di bere qualcosa? No. Qualcosa di caldo? No, preferisco di no. Niente alcol, No, non faccio complimenti, vorrei arrivare il prima possibile. Come vuoi. Torno subito. Che simpatico. È evasa una pericolosa delinquente che risponde al nome di Maria Laura Santijan. Ripeto, è evasa una pericolosa delinquente che risponde al nome di Maria Laura Santijan. Sta zitta, spiona! Metti la musica, metti la musica! Fermo, Nicolas, tu non capisci, è una chiamata da Londra. E allora? È che Maya lì ha vinto una borsa di studio e ora deve decidere se andare o no. Ah, e tu come l'hai presa? Nicolas, lei ha un futuro laggiù. Io che cosa posso offrirle? Beh, tranquillo, avete del tempo a disposizione, no? Che ti devo dire? Io... Che succede? Vogliono che gli dia la mia risposta adesso. Dormite, tesori della mamma, sognate gli angioletti e che nei vostri sogni non ci siano né streghe né mostri. Adesso il pericolo è reale, sono libere. Ma a voi non succederà niente, dormite tranquilli. E senti una cosa, non lasciarli mai soli e in ogni caso prendi questo, sai usarlo? Sì. Sì? Bene. Non ci faremo trovare impreparati. La polizia sorveglierà la casa e ho già contattato un'agenzia di sicurezza. Hai fatto bene, tesoro. Ascoltami, Camilla. Nessuno può entrare e uscire da questa stanza senza il nostro permesso, è chiaro? Sì, è chiaro. State tranquilli. Dobbiamo blindare questa casa. Deve essere una fortezza. Andiamo, Massimo. Camilla. Sì? Questi bambini sono la cosa più importante della mia vita. Ti chiedo per favore, se non te la senti di accettare questo incarico, dimmelo subito, non accadrà nulla. Ti pagherò lo stesso, manterrai il lavoro, ma se non sei sicura tu devi dirmelo subito. Se non smettono di piangere o qualunque altra cosa, tu chiama, urla e verremo tutti di corsa, hai capito bene?
Stia tranquilla. No, tranquilla è impossibile. Nella situazione in cui siamo, la minima cosa è importante. Se vedi qualcosa di strano, tu avvisa subito. Noi arriveremo in un attimo. Sì, è chiarissimo. Le dico di stare tranquilla perché è il mio lavoro. Io so farlo molto bene. Andate, non preoccupatevi. Lasciate fare a me. Aspetterò qui che sì, si svegli. Andiamo, amore. Qualsiasi cosa ci chiami subito, mi raccomando. Un'ombra, una mosca, un rumore, qualsiasi cosa. Sì, sì, certo. È chiaro. Sì. Ciao. Ciao. Margarita! Evaristo! Yeah, che succede, Repro? Oh, sì, signore! Chiudete tutto, non voglio che entri nemmeno il canto di un grillo, yeah. Chiaro? Yeah, yeah, yeah. Perfetto, i ragazzi dove sono? Loro sono sopra. Per fortuna sono tranquilli adesso. Maya e Nicholas? Ecco, nessuno esca da questa casa fino a quando le streghe non verranno richiuse. Così si fa, affrontiamo la cosa con lucidità, yeah. Bene, a questo punto vado a cercare Maya e Nico, con permesso. Vado a controllare di nuovo in giardino. Vengo anch'io. Vi prego di fare molta attenzione, è un momento molto delicato. E non fidatevi di nessuno, neanche della vecchietta col bastone. Quelle due sono diaboliche, potrebbero inventarsi qualunque cosa, bene intesi? Andate, andate a lavorare e occhio alla casa, mi raccomando. Dovremmo rinforzare questa porta, sarebbe più sicuro. Oh, Massimo. Bene, stai bene. Chi è rinchiuso adesso? Questo dipende da noi, amore. Sì, dobbiamo cercare di tenerle lontane da questa casa prima che le riprendano. Ma ce la faremo? Che cosa hai fatto, stupida? Ce l'avevi e gliel'hai ridata! Si può sapere perché ti pago? No, 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 no. Abbassa la cresta, carina, eh? E poi io non ho visto un centesimo. Senti, io ti ho tirata fuori da lì. Sono dentro la casa, davanti a me ho i gemellini e tu ancora non mi hai dato un centesimo. E pretendi di dirmi cosa devo fare? Chiudi quella bocca! Ma che cosa stai dicendo? Datti da fare, prendi quella bambina e portala subito qui, senza tante storie! No, stai tranquilla, che il momento lo decido io, va bene? Tranquilla, lo sarò solo quando avrò ottenuto quello che voglio. Ancora no, è troppo pericoloso, dammi retta. Ascoltami, voglio la bambina. La voglio stanotte, intesi? No, 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 no. Questa notte no, potrebbe essere pericoloso. Tu intanto pensa a contare i soldi, va bene? Tu a me non dai ordini. Ah no, e allora gli ordini chi li darebbe? Mi sembra che tu non abbia capito una cosa. Tu sei fuori da tutto e io sono quella che ha i bambini a portata di mano. Ascolta bene quello che ti dico. Perché te lo dico per l'ultima volta? Tu sarai la Iena Saint-Jean, ma io sono Cani Camaleone. E qui si fa quello che dico io, intesi? Io non prendo ordini da nessuno, idiota. Fai quello che ti ho detto, altrimenti si mette molto male, hai capito? Senti una cosa. Questi bambini per te non sono nulla. Quindi, prendi la bambina e portala qui. Come d'accordo. Senti, attacca. Non posso parlare adesso. Sai cosa devi fare. Rimedia i soldi e avrai quello che vuoi. D'accordo? Sbrigati. Che sta facendo? Che succede qui? Toccarmi, toccarmi o ti ammazzo, che capito? Sta facendo? Con chi parlava? Chi era? Chi era? Non lo so. Una donna cattiva. Quella donna? Quella Saint-Jean. L'ho sentita. Di chi ha parlato? L'unica di che cosa ha parlato? Che ho capito è che si chiama la Iena e che vuole rapire i bambini. Vuole rapire Cristina. I bambini? Ma come ha fatto? Come ha fatto a contattarti? Non lo so. Non importa come ha fatto. Quello che vuole è seminare il terrore. Come si può fare del male ai bambini? Oh, no, maledizione. Se vuoi rinunciare al lavoro non importa. Ci penseremo noi ai nostri bambini. Dobbiamo farlo noi, Massimo. Sono in pericolo. No, credo che adesso è il momento di affrontare la situazione. Restare. Dai, comincia a fare le valigie e digli che arrivi. Va, Maya. Faccia, se la prendi così mi rendi tutto più difficile. Io voglio il meglio per te. E se ci andiamo insieme? Dove? A Londra, io studio e tu lavori. No, amore, dai. No, che vengo a fare a Londra? Non so dire una parola in inglese. Che mi metto a fare? Non posso lavorare, non posso fare niente. No, io non voglio perderti, faccia. No, no, non mi perderai. E poi, scusa, io posso venire in qualche occasione speciale, perché no? E tu puoi tornare per Natale, Capodanno, eh? Tu mi stai mentendo, ti conosco. No, no, sì. Andrà tutto bene, vedrai. Maya, dobbiamo tornare subito a casa, è urgente. Va bene, andiamo. Sì. Avete sistemato la cosa? No, Nicholas. È finito tutto. Maya non appartiene a me. Ma se lei è cotta di te? Sì, può essere. Però io so già come va a finire. Se lei va a Londra, conosce qualcuno, si diverte. E lì è tutta un'altra storia.
come me. Ma come ti è venuto in mente di fare questo proprio a me, maledetta idiota? Nessuno mi mette paura! Io sono la migliore, io sono la Iena! Mamma! 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 La mamma, sì, è la mamma piccola. La stessa che vedi da sempre. Certo, con qualche piccolo cambiamento, sì, come vedi. E tu, amore? Ti tieni in forma, vedo. Oh, grazie. Oh, mamma, che bello! Sempre la mamma inappuntabile, sempre la stessa identica mamma di sempre. Ti hanno seguita? Come hai fatto ad arrivare a me? Oh, lo so, non dirmi nulla. Hai seguito il tuo istinto materno? Messo l'istinto materno, certo, amore sì, mio. Lo sapevo. Come ho fatto? Ho chiamato il carcere, cara. Sì. Dove ho parlato con una certa Moncia. Sì, Moncia, Moncia. Sì, Moncia mi ha detto dove nascondermi. Finalmente una sedia. Ah, che piacere vederti. Voglio fare un goccettino perché è stato davvero un lungo viaggio. Che porcheria, l'ho presa la ciancleta. È il poliziotto che mi ha accompagnata. Quello stupido. Ciancleta? Chi è questo? Deve essere la polizia. Ti hanno seguito e ti uccido. Sta zitta, sta zitta. Per un momento ho pensato che venissero qui. Che spavento. Tranquilla, sì, bambina mia. Sì. Siamo fuggiasche. Sì. E molto famose. Ma adesso ci divertiremo, vedrai. A proposito di divertimento, che fine ha fatto Boniglia? Noi basta, possiamo passare. Basta, lasciatemi! Chiedeteglielo! Loro possono entrare, possono entrare! Per fortuna, sentite che cosa ha detto. Ma che cosa diavolo succede, Flor? Che significa? Molte grazie, tranquilli, ragazzi. Sono misure antistrega. Le streghe non devono entrare e loro sono qui per questo motivo. Le streghe sono fuggite. Sono libere. Com'è possibile? Essere tutti in massima allerta. No, no, non drammatizziamo, ancora non sappiamo nulla di certo. Per il momento non c'è alcun pericolo, d'accordo? Non c'è alcun pericolo, per l'importante è che teniamo tutti gli occhi ben aperti e che ci facciamo trovare preparati, perché noi dobbiamo restare chiusi, perché quanto più tempo resteremo qui, maggiori saranno le possibilità che le streghe vengano catturate dalla polizia. Ma se le hanno fatte scappare, come fanno a proteggerci? Quando le riprenderanno? Appunto. Vedrete che prima o poi le riprenderanno, sono sicura, però adesso basta parlarne, andrà tutto bene, torniamo alla vita normale, come sempre. Anzi, ho un'idea, perché non organizziamo per domani il giorno della famiglia? La facciamo questa festa della famiglia? E la scuola? Per voi niente scuola domattina. Ecco una buona notizia finalmente. Sì, oh, una buona notizia. Ragazzi, bravo Thomas. Un bel dolcetto per festeggiare. Oh, ci sono anche le praline colorate. Grazie. Bene, bene, che ragazzi, buoni. Mangiate il dolcetto e poi andate a dormire, perché domani abbiamo un giorno veramente bello. Andiamo, andiamo, andiamo. Forza, ragazzi. Tutti a dormire. Siamo tutti. Domani sarà un giorno bellissimo. Guardate, ragazzi. Amore mio, vediamo anche noi. Che nessuno si azzardi a toccare i nostri figli. Oh, guardali. Sono i bambini più belli del mondo, Conte. Sì. Come la loro mamma. Questi tre gioiellini sono la cosa più bella che mi sia mai capitata nella vita. Ti amo. Ma anche io ti amo tantissimo. E ogni volta che mi parli mi fai sentire così bene. Mi fai sentire più bella, migliore. E sono così felice della famiglia che abbiamo formato. Io posso parlarti di una cosa? Sì. È che... Che succede, amore? Ecco, io... Che succede? Io mi rendo conto che adesso con la maternità e con tutto l'impegno che richiede, io credo che io stia trascurando il nostro rapporto di coppia. E lo vedo che a volte ti annoi e ci sto male perché non ce la faccio a fare tutto insieme. Però so che anche tu hai bisogno di me. Amore, amore, amore.
La cosa importante è che noi restiamo sempre uniti e che ci amiamo. È un'esperienza nuova per noi questa e dobbiamo solo farci l'abitudine. Sì, sì. Ci credi che mi commuovo quando ti vedo con i bambini? Oh, tesoro. Ti amo, ti amo. Ti amo tanto anch'io. Pronto? Dormi, bel bambino, dormi quanto vuoi, dormi nella culla, dormi insieme a noi. Piangi, traditrice, e non smetterai mai di piangere perché... Povero bambino. Ops! Ora non c'è più. Delfina, Delfina, senti, chiedimi quello che vuoi. Qualunque cosa vuoi, soldi, ti darò i soldi. Ma lascia stare i bambini, te lo chiedo per favore. Voglio vederti soffrire, stupida serva. Voglio farti del male, fino alle estreme conseguenze. Ecco quello che voglio. Chiedimi quello che vuoi, te lo darò. Giuro che te lo darò, ma non fargli del male. Puoi stare tranquilla, perché è sicuro che me lo darai. Passiva, apri bene le orecchie. Se tornerai a fare del male alla mia famiglia, io ti ammazzo. Ti ammazzo, no, io con le mie, no, mani. No, ti farò rinchiudere a vita, non uscirai mai più. Che vuoi? Che vuoi? Te lo chiedo per favore, lasciaci in pace, Delfina, lasciaci in pace. Senti, fammi un favore enorme. Visto che hai accanto quell'altro essere inutile di Massimo, dagli un messaggio da parte mia. Vediamo, ti andrebbe di fare un duetto con me? I tuoi bambini sono in pericolo. Oh, Conte, quella strega ci sta girando intorno come un corvo perché vuole fare del male ai nostri figli. No, se dovesse succedere qualcosa, amore, se riuscisse a fargli del male, tranquilla, tranquilla. Non piangere, siamo sotto protezione. Non succederà niente, giuro che non succederà niente né a te, né ai bambini, né a nessuno. Però non devi fare il suo gioco, perché lei vuole farti soffrire, vuole farti male. Ma guarda, guarda come stai. No, non succederà, non succederà niente, niente, perché io sono la madre. E, sì. E quant'è vero che mi chiamo Florencia Fasanino Santigian, non li toccherà nessuno, nemmeno con una piuma. E non devo avere paura, devo essere forte, devo essere ferma e devo proteggerli. Saremo noi a proteggere i nostri figli. Sì, 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 amore mio. E se vuole venire qui, noi la affronteremo. Sì. Se verrà, l'affronteremo. Va bene. Hai ragione, non le permetteremo che distrugga la nostra felicità. No. Siamo una famiglia stupenda. Siamo una famiglia perfetta e passeremo la nostra giornata con la stessa felicità di sempre. Sì, senza paura. Senza paura. Noi l'affronteremo. Visto, Roberta? Viene molto meglio con l'acrilico. L'ho visto fare alla televisione. Sì, è anche più facile. L'hanno fatto vedere l'altro giorno in televisione. Non vedo l'ora di finirlo per metterci le foto dei bimbi. Dai, sbrighiamoci allora. Non posso crederci che dobbiamo restare chiusi qui dentro per colpa di quelle streghe. Beh, almeno possiamo vedere la televisione. Sì, però voi ragazzi non preoccupatevi. Non vi succederà niente. Non abbiate paura, eh. Io non ho paura. Ci sono Flor e Massimo a proteggerci. E poi siamo tutti insieme. Non possono farci nulla. Se le streghe si presentano qui, sapete che gli faccio? Le strozzo! Sì, le strozzo! Sì. Mi stai a sentire? Io entro e vedo come sta Lorenzo. Se è tutto a posto, usciamo subito, va bene? Levatelo dalla testa, ti farai scoprire. Che ti importa il tuo sciagurato che è completamente inaffidabile? Ma... Buona, buona, buona. Con chi parlo? Podologo Boniglia, buonasera, sono Claudio Polla. Che stai dicendo, stupido? No, non posso crederci, ma là, che piacere sentirti. Però, scusami, chiamo più tardi, devo visitare dei clienti adesso. Sta zitto, sciocco. Stammi a sentire, perché sei rimasto lì? Noi siamo da sole, in mezzo alla strada, ci serve il tuo aiuto. Appunto, ci rincontreremo, ma là, ma già l'ho spiegato a Delfina. Mi sto come un re e mi sto facendo una posizione, credimi. Perché dovrei scappare? Perché scappare? Perché scappare? In onore del nostro amore e dei bei tempi andati, ecco perché. Se sono scappata io, dovresti scappare. Tu. Perché se non scappi sarò io a farti una visita, ma non sarà precisamente ai piedi, capito? No. Stupido! Dobbiamo riprendere in mano le redini del gioco, figliola. Andiamo! Sì. Aspetta! Che aspetta, succede? Fa finta di niente, mi raccomando. Andiamo! Che c'è? Cos'è successo? Uno mantiene i suoi contatti, mamma. Non posso rischiare che quella stupida della camaleonte rovini tutto. Vuoi i soldi in anticipo, capisci? Perché non rispetta gli accordi, mi domando? Io ho bisogno di quella bambina. La voglio qui il prima possibile, è chiaro? Impara, figliola. Non puoi fare affidamento sulla malvagità degli altri. Per questo c'è solo la tua mamma, solo la tua mamma. Sì.
Signora, vedo che si tiene informata. Nessuna notizia. Già, ma non agiscono da sole, grazie, Maristo. Perché sarebbe impossibile. Che orrore sapere che possono aver infiltrato dei complici da tutte le parti. Lei crede? Che menti criminali. Però, come si può essere tanto malvagi da essere complici di quelle delinquenti? Hanno fatto del male ai loro mariti, alle loro famiglie. Persino... Mi scusi. Evaristo, aspetta. Voglio venire con te perché devo scoprire che cosa combina Camilla. Tu l'hai vista? Oh, no. A quanto pare i soli a non fidarsi siamo noi. A me non piace per niente quella ragazza. No, no, non mi piace per niente. Deve aver avuto a che fare con lo scambio dei bambini. Ne sono sicura e non mi sbaglio. Oh, no, per carità. Oh, no, oh, no. Sarebbe il finimondo, signora. La prego, andiamo. No, no, basta. Basta. Va bene, oh, vediamo, cosa calmati, volete fare? Ditemelo. Facciamo un bel film. Partita a pallone. Prendiamo i colori. No, sì, no, dai, no. Calmatevi, ragazzi, qualsiasi cosa. Oggi potremo fare qualsiasi cosa, che ne so, tirarsi le torte in faccia, giocare a nascondino, farsi i solletti. No, no, i solletti che abbiamo preparato. E il mio dolce preferito. Fresche e buone, c'è anche il ripieno. Attenti a non sporcare. Allora, ditemi, che facciamo? Deciso? Mangia. Pur di non discutere con faccia qualsiasi cosa. Perché non portate le cornici, così vi aiuto a finirle? Hai ragione. Andiamo. E se facciamo un picnic? Va bene, ma senza tanto. Tante verdure. Andiamo. Che bello il picnic. Ehi, Nico, sei sempre così pessimista. Io pessimista. Salve, signori, come va? Avete notato qualcosa di strano, di sospetto? Tutto bene, tutto tranquillo. Bene, bene, meglio così, grazie. Continuate a vigilare. Amore, hai detto a Camilla che non può uscire? Oh, no, mi sono dimenticata. Oh, va bene, sono non preoccuparti. Stupida. Andiamo su a vedere come va, forza. Controlliamo se è tutto a posto. Dormi, bel bambino, dormi finché vuoi. Ah, piccola sì. Margherita, tu vuoi essere cambiata, vero? Tutto bene, Camilla? Sì, sì, tutto bene. Capisco che siete molto nervosi, certo, ma qui è tutto a posto. Beh, sì, sì, è tutto a posto. Sì, sì. Voglio fare sì, una cosa. Che succede? Qualcosa? Una cosa. Dormi, dormi. Che vuoi fare? Niente. Un attimo. Ecco, vi sentirete molto meglio. Così. E ora possiamo andare a mangiare? Sì, certo. Andate, andate tranquilli. Appena si svegliano li cambio. Sì. Sì, a dopo. A dopo. Flor, che succede? Ti senti bene? Cosa? Stai bene? Sì, ho la sensazione che Delfina sia qui. Non lo so, ho questa sensazione che sia più vicina di quanto abbiamo pensiamo. Abbiamo tutto sotto controllo. Guarda quanti uomini della sicurezza che abbiamo. Signori della sicurezza, abbiamo qui degli stuzzichini per placare un po' lo stomaco, tanto per gradire. Sono dei sandwich a prosciutto e formaggio e del succo d'arancia. Dopo vi porto il dolce, va bene? Certo, grazie. Di qualunque cosa abbiate bisogno, chiedete senza problemi. Vi prego, dentro questa casa ci sono i miei figli e ci sono i ragazzi e Delfina tranquilla, qui intorno. Tranquilla. Lo sento. La situazione è molto grave. Quelle sono capaci di fare qualsiasi cosa. Sì, non le sottovalutate, sono delle veramente, criminali. State tranquilli, la nostra professionalità è al vostro servizio, va bene? E grazie per lo spuntino, signora. Ci molto mancherebbe, gentile. Sono fatti con amore i sandwich. Mi raccomando, lasciate un po' di succo d'arancia al vostro collega, che lo vedo molto impegnato nel suo lavoro. Sì, è nuovo, ma è veramente professionale. Vieni, sì, tranquilla, vediamo. Signora, bene. Grazie. In arrivo un problema. No, 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 piccolina no, mia, la toccoli un po', così la fa smettere di piangere, sì. Maya? Oh, grazie. Sentite, ragazzi, noi stavamo pensando che quando sarà passato questo brutto momento, e speriamo presto, vorremmo battezzare i bambini. Ah, che bello. Che bella notizia, che auguri. Sì, grazie. Comunque, noi dobbiamo stare tranquilli, non dobbiamo avere paura, perché siamo protetti, c'è la vigilanza. E dove sono gli altri?
Sono andati a prendere gelato. Cosa? Come a prendere tranquilla, gelato? Non si agiti, tranquilla. Sono accompagnati dagli uomini della sicurezza fino al chiosco. Si figuri. Non preoccuparti, amore, dai, ora torneranno. Ah, eccoli, eccoli, hai visto? Questo lecca-lecca manovella è buonissimo. Sì, è fantastico. Ciao. 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 A posto? Sì, a posto. Io devo andare perché ho un provino. Un provino? Un provino? Sì, a te non l'ho detto perché dopo aver parlato con Greenberg ho deciso di dedicarmi al musical, sì. Fermo. E con gli studi che cosa vuoi fare? Vuoi smettere? Ho scoperto la mia vera passione e voglio seguirla. Oh, sono contenta, tesoro. Sono proprio contenta. Grazie. Che vabbè, bello. Noi ti appoggeremo sempre, vero? Sì, con te. Sì. Avrai sempre il nostro appoggio perché grazie. Te lo meriti. Vabbè, ora vai e ricorda di credere in te stesso. È proprio questo il motivo per cui lo faccio. Vado a cambiarmi. Ehi, ti accompagno. Ma fate attenzione, ragazzi, mi raccomando. Andate, ma per favore, per qualsiasi cosa, sì, chiamatemi. Certo. Segui la tua vera passione, tesoro. Ti siamo vicini. No, ci stiamo annoiando qui dentro. Sì, usciamo un po', così almeno ci divertiamo. Sì, dai. Non ci pensate proprio, non si esce, chiaro? Ma perché? Non avevi detto che la situazione era sotto controllo? Sì, è tutto sotto controllo quando siamo qui dentro. Siamo al sicuro quando siamo tutti insieme. È semplice. Comunque a Pampini farebbe bene prendere un poco di aria fresca. D'accordo, va bene, usciamo. Però tutti in gruppo, uno accanto all'altro. Sono stata chiara? Capito? Avvertire signor Anna. Va bene. Buona, piccola, buona. Oh, tesoro. Che c'è? Non lo so se abbiamo fatto bene a far uscire i bambini qui fuori. Sento puzza di sequestro. Ho una sensazione orribile. No, amore, un brutto presentimento. Sta tranquilla. Sta tranquilla, amore. Pensiamo piuttosto a goderci questo. Sì, l'aria ce fresca, la vogliamo godere, ce la vogliamo guarda, godere, guarda un fresca. Po' chi viene qui, arriva la nonna con i fratellini di Margherita. Fratellini, amore. Così non che diventano belli. Gelosi. Non so come spiegartelo, sento che sta per succedere qualcosa di orribile. Ho come la sensazione della calma che precede la tempesta, mi capisci? Florencia, perché non si rilassa e si gode questo momento con i bambini? Vedrà, andrà tutto bene, è pieno di vigilanza qui. Sì. Oh, che bello, un piccolino della nonna. Della bambina che ha fatto la mamma. Oh, forza, prendila, dai. Ah, oh, ma che bravo. Ah. Che bella bambina se ne sta con la sua mamma. Camilla, puoi venire un secondo? Sì. Arrivo, metto in ordine la borsa. Tira, dai, forza. Federico, mamma, papà, portatemi fortuna, per favore, ne ho bisogno. È la prima volta nella mia vita che faccio qualcosa di importante. Conto solo su di me. Mi serve il vostro aiuto. Datemi la forza, per favore. Lo so che ci siete. Ne sono certo. Nicholas, tocca a te. Ah, sì. Rispondi, camaleonte, avanti, rispondi! Delfina, amore mio, lascia perdere camaleonte e tutta quella gentaglia che vive là dentro. Guarda questi, invece, questi sono musica. Musica celestiale, figliola. Perché non ci dimentichiamo di tutto e tagliamo la corda con il bottino? Allora tu non hai proprio capito niente. Che ti succede? L'unico nostro obiettivo è la figlia di quella serva. I soldi, i gioielli e tutto il resto sono di quella. Ora dammi, ferma, dammi! Ferma! Ora che mi hai fatto toccare l'oggetto del desiderio, non puoi togliermelo così. Mi fai soffrire troppo, guarda! Non capisci che possiamo ottenere molto di più? Vorresti accontentarti delle briciole, mamma? Briciole? Sì. Va bene, allora chiama, dai. Sì. Non devi dirmi niente? Sì. Quando te ne vai? Allora, vogliamo dargli la nostra prima lezione sì, di ballo? Sì, che vediamo, dai! Forza! Andiamo, ragazzi! Ahora quienes cantan más fuerte, hoy es nuestro día de suerte, vamos a cantar esta canción. Bailando conmigo y con tus amigos. Nicholas, passi alla seguente prova di canto. Bravo, Nicholas! Bravo, Nicholas! Adesso stammi bene a sentire, squallida ladra da quattro soldi. Ho il tuo denaro e i tuoi gioielli. Cosa? Di che parli? Sai benissimo di che cosa sto parlando. Se rivuoi i tuoi soldi, devi portarmi la bambina. Subito, ora, muoviti! Ah,
ucciso il suo pollo. Come è successo? Come va? Tutto bene? Su. No, ora no. È troppo pericoloso. Lascia fare a me. Ma con chi ti credi di avere a che fare? Sta a sentire. Adesso a comandare sono io, è chiaro? E io, ladra, hai sentito bene? Perciò portaci la bambina e faremo lo scambio. Se no ti denunciamo, hai afferrato? Amore, che cos'hai? La verità, sento qualcosa di strano. Ho un brutto presentimento. Sento che sta per accadere qualcosa di veramente terribile. Ma no, no, tesoro. Tranquilla. Prendi questa chitarra, ho bisogno che mi aiuti a provare qualcosa. Che ne so, quello che ti pare. Basta che facciamo una prova, quello che ti pare. Proviamo solo noi, perché lui non ha tanta voglia di cantare. Lascia stare, Nicolas, oggi tua sorella è un po' polemica. Cantiamo. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento. Facha, facha. Che succede? Ci scusi, noi stavamo provando... Sì, sì. Per la prossima... Una canzone. La prossima prova. Ah, sì, sì, lo vedo. Voglio farti un provino. Tu. Io? Sì. Ferma la musica. Che cosa? Fermate la musica. Sì. Insomma, quella serpe è sparita. Mamma, per favore, non cominciare. Dov'è Margherita? Tranquilla, signora. Dov'è? Tranquilla, forse Camilla la starà cambiando. Io non ho visto. Vado a vedere il giardino. Io l'avevo detto. Dove che quella donna ci avrebbe creato dei problemi. Mamma, vuoi smetterla di creare il panico? Fa una cosa, Evaristo, controlla in cucina. Cercate bene in tutte le stanze. Dobbiamo farlo dappertutto. Avanti. Massimo, non c'è. Sento che l'hanno rapita. Voi non avete capito proprio niente. È per questo che vi ritrovate in questa situazione. Chiudi la bocca e dammi la bambina, perché altrimenti non avrai un centesimo. Mi hai sentita? Ma non capite? Non serve. Lasciate che ci pensi io, a modo mio. Potremmo ottenere moltissimi soldi in più. Senti, carina, i moltissimi soldi di cui stai parlando sono i nostri, non sono i tuoi. Hai capito bene? Arriva la polizia, avanti, dammi la bambina, dammela! Non ve la do finché non avrò i soldi e i gioielli. Però guarda che mancanza di fiducia. Che diamine, non abbiamo mica la faccia da delinquente. Dai, sbrigati, su. Dammi la borsa. Dammi la borsa, dai. Puoi lasciarla? Sì, te la do, stai calma, ferma così. No, tu non puoi capire. Dammi la borsa, adesso. Lascia stare, no. Lo voglio! È mia, lascia la borsa! Ora ci divertiremo. I soldi, i miei, i gioielli!